Ambiente Toscana, insieme alla collega Elisa Turiani, che parlerà dopo di me. Insomma, siamo state invitate oggi a presentarvi uno strumento che è stato realizzato in occasione del progetto Prato Urban Jungle. Come Lega Ambiente Toscana ci occupiamo all'interno del progetto, tra le tante cose, anche delle attività di sensibilizzazione e di attivazione di iniziative presso le scuole. Questo strumento che vi presentiamo oggi è un materiale che speriamo, insomma, possa essere utilizzato proprio come strumento operativo dalle scuole, da voi insegnanti, per portare avanti tutta una serie di iniziative che sicuramente già magari qualcuno di voi sta attivando, ma può essere, come dire, un sussidio per far sì che queste attività diventino parte integrante anche delle attività didattiche che realizzate a scuola, con l'occasione, insomma, di un progetto come quello appunto di Prato Urban Jungle, che porta l'attenzione in generale su quello che è il tema del verde in città e non solo. Allora, vado velocemente, credo che molti di voi abbiano già ricevuto a scuola, perché il comune ha distribuito questo documento, che è questo che ho anch'io qua tra le mani, quindi come vedete è proprio un libretto molto, speriamo, versatile e anche comodo da consultare, che si intitola Generazione Green. Come ho anticipato, si tratta di uno strumento didattico che è stato pensato per in particolare il ciclo della secondaria di primo grado, ma che ci sentiamo di dire che sicuramente è declinato rispetto ad altri cicli, per esempio anche la primaria, o perché no, anche il ciclo delle superiori, quindi la secondaria di secondo grado, può offrire qualche spunto interessante. E l'idea è che possa fornire al docente degli spunti, degli approfondimenti, delle proposte di attività per inserire all'interno della propria didattica qualche iniziativa anche concreta che riguardi le tematiche di Urban Jungle. Abbiamo voluto raccogliere una serie di esperienze già realizzate nelle scuole, proprio perché ci tenevamo particolarmente che avesse un'impronta davvero operativa, quindi che fossero tutte proposte che voi insegnanti possiate utilizzare anche immediatamente. E alcune di queste vengono proprio da esperienze dirette dei nostri circoli di Legambiente, insomma, avendo un background vocato proprio all'educazione ambientale, insomma, non è stato difficile anche trovare dei buoni esempi e delle buone pratiche da riportare all'interno, andandole a pescare proprio all'interno dei nostri circoli. Ovviamente molti insegnanti sono già impegnati da anni rispetto alle tematiche che vedrete e che troverete in questo libretto, quindi non abbiamo assolutamente la pretesa di insegnare niente a nessuno, però magari ecco che qualche spunto, il fatto di aver fatto anche una ricerca, una raccolta di tutte queste esperienze, possiamo insomma, sperare che possa in qualche modo supportarvi. In un ulteriore lavoro che abbiamo voluto fare è stato quello anche di focalizzare rispetto a quelle che sono le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente che sono state raccomandate dall'Unione Europea già nel 2018. Quindi le attività che troverete sono indicate, insomma, indicano quali competenze vengono messe in gioco e quali sono gli obiettivi che vogliono raggiungere. Questo credo vi servirà soprattutto nella programmazione didattica, così quando, insomma, sappiamo bene che all'interno dei PTOF bisogna sempre indicare poi anche a quali competenze si fa riferimento, quindi speriamo che averle già identificate possa essere d'aiuto anche per voi. Per quanto riguarda la tempistica, troverete all'interno delle schede descrittive delle attività, una serie di riferimenti ai tempi, sia quanto tempo ci vuole per realizzare l'attività, ma anche quando è il periodo migliore per farla. Ovviamente sono dei suggerimenti e delle indicazioni, quindi a voi la scelta di destinare più tempo ad un'attività e meno tempo ad un'altra in base a quelle che sono le vostre esigenze anche per il curriculum che state portando avanti. Ovviamente la libertà è massima rispetto a questa, la flessibilità è un po' la parola d'ordine. La stessa cosa vale per gli spazi. Chiaramente anche, diciamo, alla luce dell'esperienza appena, anzi, purtroppo ancora in corso, ma insomma abbiamo
passato un'esperienza di chiusura, di impossibilità di uscire all'aperto. Le scuole in particolare hanno dovuto, insomma, vivere questa esperienza, i ragazzi anche in modo abbastanza drastico e drammatico, e quindi per noi è ancora più importante potervi offrire delle opportunità di uscire all'aperto per svolgere queste attività il più possibile all'aria aperta, chiaramente compatibilmente con gli spazi che la scuola ha a disposizione e anche con la presenza magari di aree verdi disponibili pubbliche, per esempio, nei paraggi della scuola. Non per questo abbiamo comunque dimenticato la possibilità di fare attività anche indoor, magari in classe oppure miste, parte in classe e parte fuori in giardino. Quindi anche su questo troverete una grande varietà di proposte, di possibilità. Proseguendo, vediamo sulla struttura del kit. Allora, noi abbiamo pensato di offrirvi delle opportunità di lavorare anche qui in modo diverso sulla classe intera, in modo individuale, suddivisi in gruppi. Alcune attività le potrete proporre anche come attività da svolgersi a casa in modo autonomo, altre invece potranno essere declinate in attività di gruppo o magari trasversali addirittura tra più materie scolastiche. Gli insegnanti potranno trovare degli approfondimenti sia teorici che di contenuti, quindi vedrete che ogni scheda, poi Elisa vi descriverà meglio, vi facciamo vedere alcuni esempi di schede. Ci sarà una prima parte molto più teorica, dove potrete prendere spunti per gli approfondimenti teorici, e la parte successiva, più pratica, che descrive esattamente nel dettaglio come realizzare le varie attività. E poi anticipo, perché poi lasceremo uno spazio ai nostri amici di Green Apes, la collaborazione con questa piattaforma digitale che effettivamente dà un aspetto ancora più coinvolgente alle attività proposte. Vi racconteremo di come questa app si interfaccia con questo manuale e in generale con le attività proposte dal progetto Prato Urban Jungle, facendo in qualche modo coinvolgendo non solo i ragazzi, ma anche voi insegnanti, in generale le scuole, in una sorta di gara, di competizione ovviamente positiva nella raccolta di punti in base a quante attività si stanno svolgendo. Dopo entreranno più nel dettaglio i nostri amici di Green Apes. Passiamo adesso veramente all'indice del toolkit, quindi vi facciamo vedere in diretta proprio come è composto l'indice. Passo la parola ad Elisa. Elisa, poi vado avanti io con la presentazione, basta che mi dai un segnale oppure intuisco io. Vai. Ok? Va benissimo. Allora, buongiorno di nuovo a tutti. Intanto io sono Elisa, anche io faccio parte di Lega Ambiente Toscana e insieme ad Elena e anche a un'altra collaboratrice di progetto che è Maria Rita Cecchini, ci siamo occupati di curare appunto questo toolkit rivolto alle scuole. Allora, veniamo nel dettaglio dell'indice, quindi vai. Perfetto, mi hai letto nel pensiero. Allora, noi vi abbiamo portato, ora lo vedrete ad esempio, due schede, però l'indice ci piacerebbe scorrerlo tutto quanto. Questa è la prima parte, sono i primi cinque capitoli. Diciamo che i primi cinque capitoli sono dedicati un po' alla storia della botanica, quindi a dove, a quando è nata questa scienza e anche al modo in cui è stata diffusa nel mondo e a quali sono i personaggi che l'hanno anche più fatta conoscere, sia uomini, ma vedrete che c'è anche una donna fra le più grandi botaniche della storia, una cosa assolutamente molto interessante che abbiamo scovato in un libro. E poi una piccola introduzione su quella che è proprio la pianta, quindi come è fatta, qual è il suo ciclo vitale e quali sono anche i cinque più sensi che le permettono di sopravvivere, di interfacciarsi sia con le altre piante che con il mondo esterno. Andando avanti, quindi, prendendo in esempio appunto una delle schede della prima parte. Come vedete, allora, ogni capitolo è diviso in una parte teorica e in una o più attività, schede pratiche dedicate a delle attività.
Nella parte teorica sono sempre indicati, come aveva preannunciato Elena, il cosa si farà, quindi le attività di massima che vengono portate avanti nella scheda e ciò che, le conoscenze che verranno acquisite, mentre nella parte competenze si fa appunto diretto riferimento alle 8 competenze chiave indicate dall'Europa, proprio con il diretto riferimento del numero della competenza in questione. Segue poi appunto una parte teorica, in cui non mancano mai immagini per far comprendere meglio i temi di cui si va a trattare. E andando avanti, appunto, a conclusione della parte teorica, ci sono le schede pratiche. In questo caso, per esempio, l'attività 1, slalom gigante, ogni scheda pratica contiene appunto un riquadro con la lista dei materiali che servono per realizzare le attività e poi riferimenti al luogo in cui si può fare l'attività. Ovviamente sono poi tutti consigli, l'ha detto bene Elena prima, noi diamo suggerimenti, ma qualsiasi nostro suggerimento può essere poi declinato ad hoc per la Guarda, scuola, la capisce. classe, in cui si va a operare. Comunque appunto in questo caso, per esempio, il simbolino del MAPS indica che l'attività si consiglia di farla a scuola all'interno degli spazi scolastici. Come livello di difficoltà l'abbiamo insomma individuata come un'attività piuttosto facile. La durata circa è di 1 mese, quello per poter osservare i veri risultati delle attività, nulla toglie che poi uno la possa portare avanti nel tempo, e il periodo dell'anno in cui è possibile svolgerla qualsiasi, perché in questo caso si tratta per esempio di far crescere una piantina all'interno di una scatola in classe, quindi non è necessario essere in una stagione particolare. Come vedete in alto a destra è presente il simbolino appunto di Green Apes, ciò sta a significare che questa attività può portare poi punti e vantaggi all'interno dell'applicazione, ma questo poi appunto vi verrà spiegato meglio successivamente dai diretti interessati. Andando avanti, la scheda attività continua, solitamente le attività sono spiegate per punti in modo da orientarsi bene, riuscire appunto anche a lavorare per step. In fondo è sempre presente una bibliografia e una sitografia, quindi ovviamente cerchiamo di inserire tutte le fonti utili che abbiamo utilizzato per poi poter approfondire l'argomento e trovare nuovi spunti. Andando avanti, la seconda parte dell'indice è invece dedicata al rapporto che hanno le piante con l'esterno e quindi noi abbiamo preso in esempio l'acqua, l'aria, il suolo e gli animali, per fare appunto capire che le piante stanno comunque all'interno di ecosistemi molto più complessi e è importante poter conoscere, anche osservare, è anche sicuramente interessante e divertente conoscere e osservare il sistema di relazioni che si struttura attorno a questi organismi. Anche in questo caso, se non sbaglio, abbiamo un esempio di scheda, okay, la scheda delle piante e degli animali, molto simile a quella che avete già visto prima, quindi non mi dilungherò. Come potete notare, per esempio, nella scheda precedente avevamo individuato solo, tra virgolette, 2 competenze chiave, mentre in questo caso le competenze chiave individuate sono 3, quindi diciamo non tutte le attività, le schede attività sono uguali e può essere magari anche interessante seguire il percorso del manuale anche magari sulla base delle competenze che si intendono rafforzare all'interno della classe. Può essere un riferimento quello e quindi andarle a cercare e sulla base delle competenze indicate decidere quale attività svolgere. Andiamo pure avanti. Qui è una foto di repertorio per arricchire. E appunto anche in questo caso abbiamo una scheda attività che, come quella precedente, spiega
spiega nel dettaglio materiali utili, caratteristiche dell'attività. In questo caso, per esempio, abbiamo suggerito di farla nel giardino scolastico o addirittura in un parco pubblico se ci fosse la possibilità, e questo ovviamente sempre a discrezione delle insegnanti. E in questo caso, ad esempio, come livello di difficoltà gli abbiamo attribuito un livello di difficoltà medio, perché come tipologia di attività è comunque un pochino più complicata nell'allestimento, nella gestione dei materiali, e ci vuole magari anche un occhio, un tipo di osservazione un pochino più attenta e complessa rispetto all'attività che vi avevamo portato prima in esempio. Puoi andare avanti. E in questo caso, fra l'altro, abbiamo una foto direttamente di un'esperienza fatta dal nostro circolo, dal circolo di Prato, e questo appunto è il classico esempio di quanto poi anche la nostra esperienza, il percorso che abbiamo avuto nelle scuole del territorio ci ha permesso magari di poter dare degli input un pochino più vissuti e personalizzati da parte della nostra associazione. E infatti il Bug Hotel è una delle attività che i nostri circoli sul territorio spesso e volentieri realizzano con gli studenti. E qui infatti nella foto c'è uno dei nostri educatori. Andando avanti, terza sezione, se così la vogliamo chiamare, dell'indice, quindi gli alberi della mia città, osservazione delle piante intorno a noi, e quindi calare le piante all'interno di contesti, se si può dire, anche più antropizzati. Quindi appunto c'è una riflessione, un'attività dedicata agli alberi della città, intesi come verde pubblico, ma intesi anche come orti botanici da poter visitare, quindi da realtà che mirano alla tutela, alla diffusione e alla divulgazione sul tema delle piante, ma anche il rapporto che hanno le piante con l'agricoltura e di conseguenza anche con l'uomo. E da qui, sempre più andando avanti, sfociando in quello che è il tema delle giungle urbane, che poi è il tema centrale del progetto all'interno del quale è stato realizzato il toolkit, e anche consigli pratici su come realizzare poi il verde nelle nostre abitazioni. Vai pure avanti. Infine, con questo termina la serie di capitoli in cui è strutturato il toolkit, alcune esperienze e attività particolari. Quindi si va dalla creazione di un giardino delle aromatiche, alla realizzazione di un orto proprio all'interno degli spazi scolastici, o di un bosco addirittura, eventualmente, e alla creazione e anche all'osservazione di piante in ecosistemi molto particolari, quello per esempio delle piante acquatiche, che è un mondo un po' meno conosciuto e trattato, ma che fornisce comunque molti stimoli di osservazione, fino a quello che è l'utilizzo delle piante come indicatori della qualità ambientale, che è appunto il modo conclusivo in cui noi cerchiamo di invitare gli studenti ad osservare appunto l'ambiente intorno a loro, perché può dare numerosi segnali anche appunto su come è l'ambiente in cui viviamo, proprio grazie alla risposta e alle indicazioni che ci danno questi esseri viventi. E adesso, andando avanti, appunto lascio la parola a Gregory di Green Aid, che appunto vi entrerà un pochino più in dettaglio di quel simbolino che, insomma, vi ho fatto vedere prima, che indica appunto che l'attività può essere svolta all'interno di questa applicazione. E quindi non mi dilungo, perché Gregory ve lo saprà spiegare sicuramente molto molto meglio di me. Grazie Elisa, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, sì, esattamente come è stato introdotto prima da Elena, adesso da Elisa, sulla piattaforma Green Apes è stato creato uno spazio dedicato a tutte queste attività, una sorta di gemello digitale, nel senso in cui le persone possono e gli insegnanti che partecipano all'iniziativa possono seguire e accompagnare il percorso della classe, andando anche a raccontarlo ad altri insegnanti, altre scuole, creare uno spazio pensato per gli insegnanti, non per gli studenti, in questo momento ci tengo a dirlo,
in cui si possano scambiare le esperienze, raccontare come sta andando avanti il progetto e per renderlo più divertente, questo è stato fatto sotto forma di sfide. Quindi ognuna delle attività che è stata presentata ora e che poteva essere accompagnata da una sfida su Green Apes può essere riraccontata di nuovo tramite lo strumento. Però molto concretamente, quello che c'è da fare è semplicemente scaricare la app Green Apes, che è un'app coinvolta per il progetto Prato Urban Jungle e aperta a tutta la cittadinanza, ma inserendo un codice speciale che è quello che trovate all'interno del toolkit che vedete qua in anteprima sulla destra, che è Push per scuola, si accede a questa sezione dedicata. In questa sezione dedicata, quindi, ci sono queste sfide che accompagnano le attività da portare avanti in classe. Vi faccio vedere molto velocemente, insomma, come funziona se Devo posso fermare un togliere, attimo. interrompo la condivisione allora e condividi tu, Gregory? Perché Ah, va bene, sì, posso fare anche così, così faccio vedere un attimo lo io schermo. sono ferma a questa slide, Sì, quindi visto lo che vedo, vedi. grazie mille. Sì, quasi quasi, Allora, dai, in un minuto gli faccio vedere e poi interrompo così allora al riparto. volo e lascio a te. Vai, grazie. Allora, intanto vi faccio vedere dal telefono, quindi una volta lanciata l'app Green Apes, se l'avete già installata, ad esempio, si può premere sul tasto più che c'è sull'applicativo e andare ad aggiungere il codice. Ora non so se riuscite a vedere, c'è la possibilità di andare, così è difficile. Ok, da qua si va a selezionare la funzionalità codice, il che permette poi di andare a inserire il codice push per scuola. Ora vi condivido lo schermo, perché l'applicativo è disponibile sia per il telefono, sullo smartphone, quindi, che in versione desktop, cioè accessibile dal computer, che magari in un contesto scolastico, in alcune situazioni, può tornare comodo. Allora, ditemi quando vedete. Dovreste vedere più o meno la pagina. Ok, perfetto. Quindi, una volta inserito questo codice o durante la registrazione sull'app Green Apes o una volta all'interno dell'app tramite quel tasto più sull'app e poi l'inserimento del codice, nella sezione principale che si chiama Specials, cioè dove ci sono i contenuti in evidenza, compaiono tutte le sfide della generazione Green, che sono facilmente riconoscibili perché appunto riportano il titolo, corrispondono queste attività. Come avete visto, i titoli delle attività presentati nell'indice e laddove viene ritrovato anche il simbolo dello scimmione, all'interno di ognuna delle sfide ci sono alcuni passaggi. Quindi, ad esempio, qua semplicemente per il Bug Hotel andare a condividere una foto e condividere con la community di insegnanti come è stato realizzato il proprio Bug Hotel. In altri casi sono più step, cioè sono più passaggi che possono essere richiesti. L'obiettivo qual è? Quello di ovviamente creare una comunità di scuole e di insegnanti che condividono le esperienze delle proprie classi, che possono anche beneficiare delle esperienze altrui. Una cosa carina, che ovviamente non è il motivo per cui poi queste attività vengono fatte, è che vengono assegnati dei punti premianti. Questi punti premianti, che sono chiamati Banconat all'interno della piattaforma, grazie al progetto Prato Urban Jungle, possono essere spesi anche per accedere a delle premialità, delle agevolazioni disponibili in città. Quindi ci sono biglietti, ad esempio, legati al mondo della cultura, ma anche prodotti chilometro zero. Quindi, per ora, come anche piccola gratificazione per gli insegnanti e le scuole che vorranno partecipare, al completamento delle attività si possono usare questi punti. L'idea poi è quella di abilitare dei premi speciali per le classi e per le scuole. Quindi, anche in questo senso, se le scuole, gli istituti e gli insegnanti avessero idee di premialità, incentivi e agevolazioni che sarebbe interessante dare alle scuole che più attivamente parteciperanno a queste attività, cioè, le ascoltiamo molto volentieri e insieme all'Egambiente, il Comune e gli altri partner di progetto cercheremo di abilitarle e renderle disponibili.